Io ho iniziato così per curiosità perché era una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare, però non avevo mai avuto l'opportunità. Mi è sempre piaciuto il vino e volevo capire, insomma, un po' meglio da dove veniva, come veniva fatto. E quindi niente, ho chiesto a Ale che l'anno scorso aveva fatto il primo livello e niente, ho iniziato così. Cosa hai scoperto? Ma ho scoperto tutto perché ero veramente ignorante in materia, quindi proprio dalle vigne, da viticoltura alla vinificazione. E poi mi è piaciuta un sacco la parte sui sensi, perché ti insegnano proprio a capire e a sviluppare i sensi, quindi l'olfatto e anche proprio il tatto, diciamo, è bello, è affascinante. Anche tu hai scoperto la qualità, quindi. Sì, e fra l'altro ho imparato ad apprezzare più i bianchi perché da brava lombarda sono cresciuta a rossi piemontesi, quindi belli, belli spessi. E sono innamorata del prosecco perché obiettivamente è veramente buono e facile anche da bere. E ho scoperto anche cantine qua che fanno rossi molto molto buoni, quindi. A parte il fatto che avete quasi ciascuno uno sponsor legato al vino, quindi ma è possibile giocare a pallavolo senza non bere, secondo voi? Soccer stile. Ops, io poi sono figlia di nonno alpino, quindi cresciuta a grappino e vino. Ma secondo me tutto moderatamente va bene, insomma, penso che il vino come il cibo siano dei piaceri della vita e insomma, nel giusto vanno bene, fanno bene allo spirito e al corpo. Ti hanno mai preso in giro per questa vostra attività di sommelier e le compagne di classe o di squadra oppure hanno approfittato delle vostre competenze? No, ho approfittato, ma anche preso in giro, soprattutto da tifosi ed esterni, da vinazzate, dategli un bicchiere di vino, festeggiamo col vino, ogni scusa è buona, insomma, per fare un bicchierino A noi non insieme. dispiace, noi festeggiamo volentieri col vino. In questa zona è molto difficile davvero non avere a che fare col vino. È praticamente impossibile, è proprio cultura ed è bello perché veramente ti trovi ad avere a che fare con persone che producono, che fanno, e che studiano enologia e è bello perché veramente sanno spiegarti cose che normalmente non ti chiederesti neanche, insomma. Anche il vino, l'ambiente del vino è un mondo maschilista oppure un po' più aperto, nel senso che ci sono tante ragazze che fanno sommelier? Ma sì, ce ne sono tante, fra l'altro sono molto brave perché abbiamo scoperto che noi donne abbiamo un olfatto molto più sviluppato rispetto agli uomini e quindi nel fare sommelier è cosa molto utile e gradita. Al vostro allenatore dispiace questa vostra attività oppure no? No, non penso, assolutamente. Anzi, è stato anche gentilissimo che il giorno dell'esame ci ha spostato l'allenamento perché avevamo l'esame alle 7 e quindi no, sono sempre stati tutti disponibili, sponsor contenti e presidente contenti, e insomma, ci hanno aiutato in questo percorso. Per un attimo siamo seri, però quando si beve non si guida. Quello sicuro, assolutamente. Penso che a serata una persona debba decidere io guido e non bevo perché insomma, penso che divertirsi vada bene, però con la testa e soprattutto la vita è la cosa più importante, quindi una serata a testa alla guida.